Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Seven Zoo di Seven Zoo, Zona 7, come la volete chiamare, la chiamate. È il loro primo progetto proprio come collettivo. Io come al solito faccio qualche piccola premessa, soprattutto per chi non mi conosce. Non sono proprio un fan del gruppo, però comunque l'ho voluto reactare perché ho detto vediamo se c'è qualcosa che comunque riesce a piacermi, riesce a sorprendermi e magari far cambiare idea. Sono 17 tracce, sono tante, quindi io partirei subito dalla prima, che è intro, ma come al solito prima di farlo mi raccomando, se non lo siete iscrivetevi al canale e se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Non te l'aspettavi, vero? Che arrivassimo insieme a tutto ciò. Seven Zoo è famiglia. Seven Zoo è culto. Vabbè, un intro di un minutino in meno, non è nemmeno una canzone, c'è poco da dire. Credo che comunque sia collegata a Running, quindi io direi di andare subito con Running. Sì, mi sembra tutt'uno. Veniamo dalle tracce. Tieni la memoria. E se mi ingelosisco posso fare quel che voglio. Va bene. Un po' quelle Lil Durk vibes. Se vedo un in corso, faccio Running. Mi ricordo i vostri occhi come mi guardavano. Ok. Carino il flow. Ok, va bene. Effettivamente l'intro e il Running erano collegati, quindi questa cosa è stata abbastanza carina. In generale la canzone sinceramente non mi ha fatto impazzire. Un po' di quelle influenze Lil Durk, quando insomma sta nei suoi feeling, molto emotional. Soprattutto Rondo mi ha dato quelle sensazioni. Poi in realtà Saki, devo dire che forse questa è la prima strofa sua che comunque mi piace, perché io ho sempre avuto, no, questo problema che lui come rapper non mi convinceva. Secondo me qui non ha fatto per niente male. E poi Keta, onestamente, non mi ha detto un po' nulla, ma in generale tutto il pezzo. Comunque andrei avanti con la prossima, che è NVNSNP. Lo dico, lo faccio, io non parlo e basta, dai. Va bene, Saki. Bravo. Sono un bimbo coi problemi dei grandi. Non vedo Saki per strada insieme a Dania. Non vedo. Ah, ok, ecco il titolo, cosa significa. No. Ma niente male, sincero, ci sta. Però perché essenzialmente mi è piaciuta la prima strofa di Saki, che secondo me qua invece vi dico che ha fatto proprio bene e finalmente mi sta convincendo. Il ritornello di Ney Maezza pure è carino, anche bello il titolo, che praticamente tutte quelle parole stavano per non vedo, non sento, non parlo. Non mi sono piaciuti Killy Money, che è proprio zero, non mi è piaciuto per niente, e Keta continua a non convincermi. Quindi diciamo che se il singolo fosse stato di Ezza e Saki mi sarebbe piaciuto molto di più. In generale loro due sono quelli che ho preferito qua dentro. Andrei avanti con la prossima, che è Rap. Vengo da un sistema dove tu non puoi fallire. La vita è come un tunnel, devi arrivare alla fine. Rispondo al telefono. Sono un po' le vibes di Drake. Sarò così ricco che sto blocco me lo compro. Una scelta sbagliata nella vita può decidere. Come una gara. Carino il ritornello. Non lo sai mai che davanti sono, che fai fatti o se fa bla bla. Va bene, Saki. La mente è una gabbia, quindi scegli tu se chiuderla. Cristo Dio. Emozioni, sono una giovane capra. Il picciotto fa un pucciotto, si è picciato in un casino. Natale non esiste perché qui non c'è un cammino. Non è male nel complesso, però ci sono delle linee melodiche di Rondo che proprio mi hanno fatto cagare, detto sinceramente. Non tanto nel ritornello quanto nel bridge. Il ritornello è anche abbastanza orecchiabile, testo un po' banale, però va bene. Il bridge proprio invece mi è piaciuto zero. Saki, per quanto la strofa sia corta, devo dire che in questo inizio di album mi sta piacendo. E qui c'è anche una strofa di Ney Maezza, che da molti l'ho sempre visto nominare come il migliore di Zona 7. Diciamo che sicuramente è quello forse un pochino più introspettivo, che forse sa anche scrivere meglio. Pure lui non mi ha mai convinto più di tanto, però per il momento ha fatto bene. Quindi andrei avanti con la prossima, che è Gangsta. So che questa merda è gangsta, gangsta, gangsta. E non sai che cosa è un G, allora te lo mostro. Scarpe da basket camera, le entrate di soggiorno. Gangsta, gangsta, gangsta. Sentono un po' l'influenza di Club Dogo. Gangsta, gangsta, gangsta. Fuck la galera, fuck la galera. It's the beat, mi class
scena. I miei figli sulla schiena di sta tipo a mezzanotte. Sono gangsta di brutto, nessuno mi tiene testa. Ok, mio frase alza pesi, non parla della palla. Bene, è troppo gangsta. Nel mio flow è talmente milioner che il BPM è zeri. Non bastano i segni in faccia con i tatuaggi in vista. Il problema di tutte le canzoni fino adesso è che mi piacciono a metà, perché ci sono degli membri che non riesco proprio ad apprezzare, degli altri che in realtà mi stanno anche sorprendendo. Parlando di questa canzone, il ritornello è carino e mi dà un po' quella sensazione di essere ispirato, no, alle robe Club Dogo che facevano chiaramente ai tempi d'oro. Tipo, secondo me l'influenza di Gue si sente tanto, e per esempio nell'ultima strofa, non so di chi perché purtroppo non ci sono i testi, c'era proprio "la mia tipa è gangsta", che secondo me può anche essere una sorta di mezza citazione alla "mia ragazza è gangsta", che invece è un pezzo di Gue. Visto che stiamo parlando di quelle strofe lì, vi dico che sia Saki che Neyma mi sono piaciuti, bravi. Killy Money no, proprio io non riesco a sentirlo, Killy Money. E in realtà anche la strofa di Vale Pine poi non mi è piaciuta quanto il ritornello, più che altro. Andiamo avanti con 67 700. Ok, questo è l'altro francese. Pax Sanremo 2022. Ho comprato un ferro. Questo dovrebbe essere Keta. Uno scammer davvero, non gas mask sulla mia face in un bunker da tsunami. Insieme a Gheddafi. Task Force rende tutto. Una sorta di posse track di Sevenzo con Fritz Corleone. Immagino che anche l'altro rapper sia un suo affiliato. Comunque, questo innanzitutto, a partire proprio dalla collaborazione, è un gran passo avanti, perché Fritz Corleone comunque è un rapper francese. Il Pop Smoke francese è detto proprio bruttissimamente, però è per darvi un'idea su quello che lui, insomma, è lì in Francia e sta andando molto forte. Detto questo, io di rap francese non ci ascolto molto, detto sinceramente, però tutto sommato sì, l'ho apprezzato, ci sta. Diciamo che io di mio non me lo ascolto, però quando mi capita di ascoltarlo alla fine non lo disprezzo. Penso che il suo socio, sempre se è un suo socio, perché ripeto non ne so nulla, non è stato forte quanto lui, però comunque ci ha saputo fare. Mi sa che anche ha fatto il ritornello. Questa invece è la prima strofa di Keta, anche, che riesco bene o male ad apprezzare. Saki ancora una volta on point, quindi da quel punto di vista poco da dire. Andrei avanti con la prossima, che è Sevenzo, che dovrebbe essere la traccia, insomma, famosa. Io vi confesso, lo dico adesso apertamente, non ho mai ascoltato questa canzone. La mia merda ti fa come l'acqua di se si c'è sulla nonna fa traffici. Ma Shori vuole i miei money anche se fuori c'è il caffè o bamba. Big Bang ma giù sembra Wakanda. Big Blanc Batman. Ok, bravo Ezza. Il ritornello non è male. Ok, cucita si tipo Urija, giro di notte come Sha con Dijara, salgo sopra un autosport, faccio io lo show in tutto, c'è uno shock. Ok, due bei contiene la tasca, ma bello il flow. Questa sicuramente è la canzone da cui poi è nato tutto, perché mi ricordo che uscì questo singolo e si creò tutto un casino, perché chiaramente, insomma, era roba nuova per l'Italia ai tempi. E visto come poi la situazione si è evoluta, è inutile dire che comunque, cioè, sta traccia in Italia si è fatta sentire, è un dato di fatto. Vi posso dire quindi un po' i miei pareri sugli artisti. Rondo ha fatto il suo, ci sta, nulla di incredibile, però fa dei bei attacchi, soprattutto Show di Wally Miemone anche se fuori ne via dicendo. Ezza penso che sia forse quello che mi è piaciuto di più, davvero bravo. E qui invece c'è anche la prima parte, diciamo così, che poi fa un pre-ritornello di Killy Money, che onestamente non mi ha schifato, nel senso che comunque a livello di sound ci sta. Per fortuna gli hanno fatto fare solo quella parte. Il ritornello di Vale Pine pure ci sta, orecchiabile. Saki anche mi è piaciuto. Keta sì, sì e no, e poi essenzialmente è finita, quindi vi dico che ci sta la canzone. Andiamo avanti con Fuck the Industry. Questa è con Central. Va bene. Ok, attaccato come Central. Gang
Gun. La canzone nel complesso ci sta, è carina. Mi è piaciuto il ritornello, mi è piaciuto anche il fatto che insomma si sono fatti un po' di citazioni a vicenda, e sta cosa è molto carina. Così come il rap francese, io anche il rap inglese non lo ascolto molto, perché ragazzi, ci ho provato più volte, mi avete consigliato tanti artisti, ma proprio non è un qualcosa che mi riesce a prendere. Non lo so, quando magari troverò un artista che riesce a prendermi, magari lo approfondirò un po' di più, però per il momento no. Ci sono delle barre di Rondo che però mi lasciano veramente interdetto, però tralasciando questo, comunque non mi sento di dire che abbia rappato male, ci sta, per carità, non qualcosa che io mi riascolterei, però va bene, andiamo avanti con Sabbie Mobili. Oh, Don Joe. Ci sono quattro tipi strada che fa il recupero crediti su un Benz, non c'era medici, lui ancora non riesce a riprendersi, nemesi, tutto per i tempi. Bello. Ora che nelle strade parlano sempre di noi. Carino. Bravo, anche Vale. Noi due assieme contro il mondo dicevamo oh, anche da grandi si può piangere. Ho paura di morire perché dico. Allora, la canzone in sé non è male, ci sta, è la prima che è molto love, introspettiva, dopo diciamo l'intro, poi ci sono stati praticamente tutti banger. Mi è piaciuto abbastanza Paki, sia nel pre-ritornello, nel ritornello. Nel ritornello è stato bravo anche Vale Pine, però la sua strofa non mi è piaciuta manco per il cazzo, cioè veramente banale, quindi molto meglio le linee melodiche che magari il testo e quant'altro. Io andrei avanti con la prossima che è Blindo. Tutti i beat cominciano così comunque. Omicidio in corso, in pronto soccorso, provano a rianimarti, è chiaro. Non ti mettere l'antiproiettili, che tanto ti bucano in fronte. Vado sloco, psicologo, vendrà coco, nicla, popo, uesmo un poto. Prima eravamo dei frère, ci siamo divisi perché salvise più dollate. Slice, striscio la carta sperpero, quattro lividi dopo un colpo all'alba. Sparati un omicidio all'alba, sette colpe sparita. Ancora non se ne parla. In tasca ecco la Baby Gang. Dietro mio culo la pullala. Vuol dire per ullala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zone. NPT forever level up. Direi che questa parentesi introspettiva love è durata una canzone, perché questa è di nuovo super aggressiva. In questo caso c'è anche Baby Gang. Partiamo proprio da lui. Ma sì, dai, perché secondo me è quello che ha spaccato di più. Comunque, personalmente è quello che mi è piaciuto di più. Anche se devo dire che in questa canzone Ez ha fatto la sua strofa, per carità. Saki mi è piaciuto. Killy Money qui magari non mi ha fatto schifo, che già è una notizia, però boh regà, io non riesco ad ascoltarlo, non lo so, non è per forza troppo scarso, o quantomeno in questo caso non lo è stato, però a me non mi piace. Andiamo avanti con la prossima che è Spacciatore. Ecco Gaso. Bravo. Danza, se spari i piedi balla, niente di viola, non sono balla. Chi è questo? Cheta? Mi mangiavo solo pasta in bianco. Ora a casa c'ho disco di Brunex. Scammer, alert, error, server, vero, non è una scena. Aspetta, aspetta, ognuno ops è esultato in fretta. Ok. Tanto non c'è, quindi topi ballano. Come la bamba buona di zona, ma è stata clean la mia soda. Vi posso dire sin da subito che qui onestamente Gaso mi è piaciuto, e vi dico anche di più di Fritz Corleone, perché secondo me il ritornello che fa è veramente lit. Mi è piaciuto anche Cheta, bravo, questa forse è la sua prima strofa che proprio mi piace, secondo me ha spaccato. E invece Vale Pine ancora una volta no, cioè, ma soprattutto nell'ultima parte della sua strofa ha preso delle linee melodiche con un autotune. Mamma mia, che schifo. In generale il pezzo, no, non è così male. Andiamo avanti con la prossima che è un interlude, quindi vediamo un po' di cosa si tratta. Ah, è una strumentale. Ma che cazzo reattiamo a fare se è una strumentale? Vabbè, regà, ve lo dico onestamente, non c'ho tempo di reattare una strumentale perché vado un po' di fretta, me l'ascolterò dopo con più calma. Comunque mi è sembrata un beat, insomma, molto emotional, quindi magari ci sta come interlude, però personalmente non l'avrei aggiunta all'album. O magari ci avrei messo una voce sopra, non per forza che cantasse, magari anche un qualcosa di parlato. Comunque andiamo avanti con la prossima che è Amico Mio. E mi sa che era questa la strumentale, vero? Nasce alla mia età, ma so che se c'è un ops lui sparerà. 18 anni dovrebbe andare a scuola, non sta merda qua. Era va bene. Piano, ripensando alla punk su cui stavo ogni giorno. Diamanti ghiaccio alla merda col corpo. Più di un blocco nemico che ci sparerebbe un colpo. Amico mio, dimmi se sono lo stesso per te. E non va bene.
hanno ripreso bene. Sulle panche sempre insieme, più vuoto il mio quartiere. A volte da tanto male nasce un gioiello. Va bene. A volte da un'altra madre nasce un fratello. Di vestiti rapinavo come fossi uscito da Vice City. Prima di tutto non riesco a capire se l'istrumentale dell'interlude è la stessa di questa canzone, ma se non lo è sono molto simili. Comunque per me questa è la carriata Ezza, perché ha fatto veramente una bella strofa. Vale Pine pure, nella sua strofa niente male, sento molto di quelle influenze un po' Lil Durk, oppure ancora di più forse Polo G. Però il ritornello in questo caso di Vale Pine non mi ha fatto impazzire, mentre ripeto, Ezza si è comportato molto molto bene. Andiamo avanti con DLS. Oh, questo è il ritornello di Nothing on You. Carino. Appena uscito di casa, vestito in tuta da Francia, va bene. Così nessuno lo guarda, sono le 9 nel quartiere, arriva il buio. Ok. Ok, ispirato al ritorno di Nothing on You. Oh, è stato bravo. Ok. Ah. Queste cose no. Molto carina questa, probabilmente la metto tra le migliori dell'album. Innanzitutto tutta la canzone è praticamente un remix, un tributo o semplicemente molto ispirata a Nothing on You di B.O.B. Con Bruno Mars. Per esempio mi è piaciuto molto il ritornello di Rondo, in cui prende quelle linee melodiche e secondo me lo fa bene. Poi c'è una storia dietro questa canzone, perché chi è questo Sami? È un amico di Rondo, a questo punto mi viene a pensare. E infatti c'è una barra che fa: vedo che là fuori stai avendo un bel successo, tutto iniziato dedicandomi quel pezzo. Perché ai tempi, quando Rondo era ancora un emergente che stava iniziando a fare i primi brani, una delle sue prime canzoni è stata proprio Free Sami. Quindi mi fa piacere questa barra, e soprattutto il fatto che a sto punto credo che questo Sami sia uscito. Secondo me non sa neanche rappare male, a parte qualche barra tipo quella di Lil Baby e Lil Dark, che è proprio no. Andiamo avanti con Sky. Tu scrivimi e dimmi dove arriverà di là. Vieni come stai, non rispondo. Che effetto fa? Mi conosci, ero povero, ora me la vivo da star. Dimmi cosa pensi quando mi vedi in TV. Volevo finire pure io su MTV. Tu chiedi a noi. Il ritornello mi sembra qualcosa di già sentito. Parola. No, non mi è piaciuta troppo, nel senso che comunque un po' il mood, un po' anche le linee melodiche, sinceramente non mi hanno detto granché. Ripeto, il ritornello mi sembrava di averlo già sentito da qualche altra parte. Comunque la strofa di Ezza è carina, però qua regà ve lo giuro che la strofa di Killimoney fa proprio cagare. Ma qui è più forte di me non dirlo, perché Pau mi ha fatto schifo, cioè ma barre veramente mediocri. Io credetemi, non voglio alzare rating, anzi sto cercando di essere molto contenuto, perché comunque sono ragazzi che stanno facendo musica, stanno facendo il loro. Sinceramente posso dire non mi piace, ma non mi va di poi gettare merda. Ma qui lo trovo difficile non farlo, perché fa proprio cagare. Andiamo avanti con Paranoia. Va bene. Va bene. Bravo Saki, regà. Le mie scarpe erano bucate, c'entrava solo il freddo. Sto vivendo in paranoia, per questo parlo meno. Riempio il portafoglio che si fa. L'album in quest'ultima parte ha preso una svolta decisamente più introspettiva, ed è una cosa che approvo, perché ci sta un sacco. Questi due secondo me sono una coppia devastante, ve lo dico. Onestamente vorrei un loro joint album, perché secondo me proprio riescono a completarsi, sono molto bravi e sono anche quelli che, ma ne parleremo dopo l'ultima canzone meglio, che nell'album mi sono più piaciuti. Quindi sta canzone è veramente figa, bravo Saki, bel ritornello, ma bravo anche Ezza. Andiamo avanti con l'ultima, che è Lunedì. Fumo per non pensare. Pensare mi fa male. Anche stavolta non dire di no. Tutte le volte io ci ho sperato. Anche stavolta non dire di no. Va bene. Tutte le volte io ci ho sperato. Io non mi addormento mai per tutti questi guai. Ok. Non è stata una scelta ma più un'opportunità di spaccare, di fare soldi con rap. Liberate i miei frère, condannati per niente. Rapo pam 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 nelle voglie. Rapa pam 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 alla poli. Lo stato a Natale regalare a
che cazzo significa sta barra, porco due. L'altro ci sta proprio a livello di come è fatta, nel senso che quest'ultima parte dell'album era molto introspettiva e questa è proprio la ciliegina sulla torta, cioè proprio una bella canzone da Dio. Rondo fa anche un ritornello che non mi sento di criticare, cioè ci può stare, però sinceramente nel complesso non mi è piaciuta troppo. Quindi detto questo, io parlerei un po' di tutto il progetto. Ancora una volta parlo da non fan della Seven Zoo, questo album non mi ha fatto diventare fan, quindi cosa significa? Che comunque non mi ha fatto impazzire. Secondo me, se siete fan di questo collettivo, però l'album vi sarà piaciuto, e secondo me anche tanto, perché comunque a livello di come è organizzato è ben fatto. Sono riuscito finalmente ad apprezzare rapper come Saki e Nema Ezza, che sia voi mi avevate consigliato più volte. In questo album secondo me sono stati bravi e io darei a loro la medaglia di MVP. Rondo ha fatto il suo. Vale Pine, qualcosina sì, qualcos'altro no. Kilimone per me, ripeto ancora una volta, inutile. Keta, pure lui un po' come Vale Pine, qualcosina mi è piaciuto, qualcosina no. Ah, e anche io chiaramente ha fatto anche un buon lavoro per quanto riguarda le produzioni. Non so se le ha prodotte tutte, ma se non sono tutte sono almeno tipo 14 canzoni su 17. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? Qual è la vostra traccia preferita? Eravate in hype? Qual è il vostro MVP del disco? Scrivetemelo qua sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale e se lo siete già attivate la campanellina, così non vi perdete altri video, altre reaction. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.